È dicembre inoltrato. Le montagne sono innevate abbondantemente ed il clima rigido non favorisce lo scioglimento della neve. I nostri amici possono però insidiare quei sasselli e quelle cesene che sono scese in pianura a cercare nutrimento. Se è vero che nella caccia da capanno nessuna impresa è facile, quella che stanno tentando di compiere i nostri amici rientra in quelle decisamente improbabili. E ciò perché essi devono insidiare uccelli ormai appaesati e per questo scaltri e diffidenti. Ma i capannisti sono abituati a misurarsi in prove eccentriche e difficili e si apprestano quindi ad allestire un capanno nei pressi di un noce che potrà fare le veci della pianta di buttata. Il capanno viene montato lungo un modesto e longitudinale infossamento del terreno per limitarne l'altezza e sarà chiuso limitatamente per consentire anche il tiro al volo su uccelli in transito o in fuga. Sistemato il capanno, Fabio si appresta a posizionare sull'estremità del noce gli stampi delle cesene. L'operazione è semplificata da funzionali pali telescopici appositamente fabbricati per adempiere a tale mansione. Oltre ai richiami sommitali, i cacciatori allestiscono anche una girandola corredata da stampi di cesene. Essa verrà attivata per accrescere il potere attrattivo del gioco solo quando la visibilità sarà notevolmente aumentata. L'ultimo intervento è quello di collocare le gabbie nelle giuste sedi. Non appena i richiami cominceranno a cantare, gli uccelli insediati nelle vigilanze arriveranno tempestivamente al gioco ed il cacciatore non deve farsi trovare impreparato. La sistemazione delle gabbie viene semplificata dalla presenza di vecchi filaccioni e di chiodi infissi nella struttura della vecchia vigna adiacente al gioco. Thank you.
Quando l'impianto è completato, l'orologio dell'attesa, caricato a molla fin dalle ore notturne, comincerà a scandire il suo tempo. I primi arrivi non hanno deluso le attese dei nostri amici. Fabio, rendendosi conto che la luce è aumentata, attiva la girandola per invogliare i branchetti di cesene più diffidenti ad avvicinarsi alla tesa.